Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla Redazione di Italia 7. In settimana si è tenuta una seduta della Commissione Controllo che ha ricevuto in audizione l'assessore Stefano Ciuoffo, il quale ha relazionato sulla difficile situazione delle terme di Montecatini. Il passaggio di questa società, in parte controllata anche dalla Regione, infatti è saltata nella vendita come in un primo momento poteva sembrare. E dunque queste sono le reazioni da parte dei commissari. La situazione delle terme di Montecatini e la relativa procedura di dismissione delle quote societarie è stata discussa con l'audizione di Stefano Ciuoffo, assessore delle infrastrutture digitali, rapporti con gli enti locali e sicurezza, in commissione controllo, guidata da Alessandro Capecchi. La fotocopia dell'assegno da 100.000 euro è rimasta tale e il percorso avviato nei mesi scorsi per la sottoscrizione delle quote di maggioranza della società Terme di Montecatini SPA è terminato con la conclusione dell'istruttoria svolta da parte dell'amministratore unico. Il bando è stato chiuso, poiché è rimasto senza esito. Questa è la situazione illustrata con una società che presenta un debito di 24 milioni nei confronti delle banche e di 10 milioni nei confronti di soggetti terzi. Ora è necessario avviare un percorso di messa in sicurezza, magari attraverso la liquidazione concordata con l'altro socio, con l'eventuale nomina di un amministratore con funzione di liquidatore, dismettendo il patrimonio immobiliare, intercettando soggetti pubblici come possibili acquirenti, mantenendo le condizioni dei servizi e i livelli occupazionali. Una tabella di marcia che vede la Regione agire di concerto con l'amministrazione comunale di Montecatini. L'assessore ha fatto una disamina, direi, onesta dal punto di vista intellettuale della situazione, dando atto che l'ultimo bando, quello relativo alla possibile cessione delle quote della società non è andato a buon fine e anzi profilando addirittura un'ipotesi di azione da parte della regione e degli altri eh, soci nei confronti della società che per mesi ha portato avanti questa trattativa che valeva complessivamente 60 milioni, 35 per acquistare il capitale sociale e 25 di investimenti ma in realtà eh, di fatto poi non è stata in grado di produrre nemmeno un assegno da 100 mila euro come prevedeva il bando ma al netto di quello Bando che si era reso necessario perché i due precedenti bandi di valorizzazione dei beni, cioè di vendita dei beni delle terme, avevano dato un risultato eh, negativo, pochi eh, interessi. In realtà la situazione si sposta sull'ormai prossimo termine del 31-12 2021, perché il documento di finanza regionale prevede entro quel termine o la soluzione o la messa in liquidazione della società, che potrebbe essere l'anticamera del fallimento. Un'ipotesi da scongiurare in ogni modo, anche perché il fallimento bloccherebbe. Probabilmente l'attività della società e bloccherebbe anche la possibilità di utilizzare un patrimonio immobiliare bellissimo che è stato addirittura recentemente dichiarato patrimonio mondiale eh, dell'UNESCO. E quindi ci sarebbe una brutta figura sia per la Toscana che per l'Italia, oltre che una grande difficoltà in più per la città di Montecatini. Noi abbiamo ricordato in quella sede, anche pubblicamente, a Cioffo e al presidente Gianni che quest'ultimo promise nella campagna elettorale 2020 che la regione avrebbe acquistato il tettuccio con un valore di almeno 12 milioni di euro. È quello che va fatto immediatamente per dare l'infa alla società e consentirle di eh, trattare intanto con i creditori maggiori. Ci sono, lo ricordo, 24 milioni di euro di debiti nei confronti delle banche e 10 milioni di euro nei confronti di altri piccoli e medi creditori e poi di portare avanti anche il progetto degli uffizi diffusi e consentirebbe magari il coinvolgimento della fondazione eh, della Cassa di del risparmio. Di Pistoia la quale, come sapete, ha già manifestato la propria disponibilità. Naturalmente, ed è l'ultima questione: Ciuff che aveva già pronta la delibera di giunta per la messa in liquidazione della società, si è fermato perché i sindaci e i revisori hanno suggerito, fra le altre varie ipotesi, anche la possibilità di applicare la legge 147-2021, cioè di valutare questo nuovo strumento che consentirebbe di fare operazioni di valorizzazione immobiliare attraverso un professionista nominato dalla Camera di Commercio. È un'altra strada che noi chiediamo. Si Verifichi naturalmente con la Regione in prima fila perché la Regione è stata e è eh, sempre socio di riferimento, ha sempre nominato tutti gli amministratori della società e quindi, nei confronti della città di Montecatini e della provincia di Pistoia, deve dare eh, delle, quelle risorse necessarie per scongiurare l'ipotesi del fallimento. Terme di Montecatini sembra arrivato l'atto finale con la possibile messa in liquidazione di uno dei complessi termali più belli del mondo, di uno dei complessi termali più importanti, riconosciuto recentemente come il sito UNESCO. L'assessore in Commissione ha chiaramente parlato di un dissesto perpetrato per anni. È chiaro quindi che ci sono delle responsabilità gestorie enormi che vanno anche ricondotte a quelle che sono state le gestioni passate. Su questo indubbiamente come opposizione cercheremo di fare carezza. Oggi purtroppo il futuro di un'intera comunità, di un intero settore, dell'indotto, di una delle realtà più importanti a livello economico della Toscana è fortemente a rischio. Noi speriamo e chiederemo anche un intervento del Ministero dei Beni Culturali perché questa città e le sue bellezze e ciò che rappresenta non siano lasciate sole. Occorre un'azione importante, un'azione che coinvolga non solo la Regione ma anche il Ministero e che comunque sia anche la Regione e questa Giunta che eh, per molto tempo e anche in campagna elettorale hanno fatto promessi su quel territorio per dare sostegno e per cercare di far uscire la società da una situazione di crisi, ecco, alla fine queste promesse siano effettivamente mantenute. Andare oltre la pandemia raccontando le proprie emozioni e per farlo serve scrivere. E questa è l'iniziativa di scrittori in erba che è stata presentata in Consiglio regionale. L'inizio di un'avventura, scrivere per raccontare, per esprimere emozioni e volare con la fantasia, è quanto hanno sperimentato sei piccoli scrittori fiorentini, che hanno dato vita al libro Scrittori in Erba, pubblicato dal Consiglio regionale della Toscana. Io l'ho voluta fare perché all'inizio a scuola, nei temi, oh, avevo dei problemi e quindi è stata un'opportunità per esercitarmi. In questo libro ci sono vari tipi di poesie, come la poesia visiva, gli haiku, i tautogrammi, e abbiamo fatti ognuna, ognuno di noi ne ha fatta una. E sì, mi piacciono molto perché posso esprimere la mia opinione, posso inventare quello che voglio. Io ho scritto una poesia sul mio sport perché non potendo fare la cronaca sportiva io ballo e quindi ho fatto una poesia sul mio sport. In questo periodo storico in cui il web ed in particolare l'uso smodato dei social da parte dei più giovani sta portando i ragazzi a scrivere solo il necessario, poco e in fretta, occorrono iniziative per far rinascere l'amore per la scrittura, il raccontare e suscitare condivisione proprio nei ragazzi. Un vero e proprio progetto di didattica all'insegna dell'approccio ludico, ricco di fantasia, poesie visive, disegni e foto, capaci di parlare al cuore coinvolgendo i più giovani. In questo libro c'è tanto amore per la scrittura e tanto desiderio che si pratichi la scrittura per esprimere emozioni, si liberino i pensieri, si trovi le parole, si superino a volte quei procedimenti noiosi della scuola, per esempio come l'uso del vocabolario. Sei piccoli scrittori in erba. Io non so se diventeranno scrittori, ma so che hanno imparato ad amare la scrittura e la lettura, perché queste sono due interfacce dello stesso amore. In generale i, i nostri studenti, i giovani sono molto abituati a usare la scrittura nei social, la scrittura per... sperimentano anche la fatica della comunicazione. Ecco. E allora io trovo che questo progetto che li ha ehm, messi a diretto contatto con l'esprimere quello che si pensa e quello che si prova, i propri... a dare un nome alle emozioni, ai, ai pensieri, alle idee. Eh, con la scrittura sia stato un lavoro fondamentale ed è un lavoro che apre la mente e ben dispone anche a, ad accogliere gli altri e quindi alla lettura, a ricevere parole senza significati e, e oltretutto loro hanno integrato le loro competenze e, con l'unico strumento possibile per imparare davvero che è la passione e il divertimento, quello che a volte la scuola dimentica di fare, quando non ci sono insegnanti illuminati e è un lavoro attento su questo e invece il veicolo più semplice per superare anche la fatica e per sollecitare l'impegno. In ecco. questo periodo sono riuscite a venire fuori le migliori esperienze e la capacità anche di saper guardare con speranza al futuro. In questo racconto c'è tutto questo e scrittori in erba spero che sia solamente un primo tassellino di un'esperienza. Un impegno da mettere in campo tutti insieme: quello di aumentare la cultura civica di ciascuno di loro, di farli sentire protagonisti della vita delle nostre comunità. E attraverso questo libro ci sono anche insegnamenti profondi che arrivano a ciascuno di noi, leggendolo, leggendo le storie di ciascuno delle ragazze, di ciascuno, di ciascuno dei bimbi, di ciascuna delle bimbe. Io penso che ognuno di noi debba portare con sé pezzi di insegnamento che serviranno anche nell'impegno nelle istituzioni. Vincere nel segno dell'inclusione. Questa è la storia sportiva che ci racconta la squadra di sitting volley Dream Volley Pisa ricevuta in Consiglio regionale, pluripremiata adesso anche dall'Aula di Palazzo Pegaso. È la squadra più forte d'Italia e una delle più forti del mondo. Per questo e per l'esempio di inclusione che rappresenta è stata premiata in Consiglio regionale. Stiamo parlando della squadra femminile di sitting volley della Dream Volley di Pisa. Io l'ho voluta con forza, con forza questa premiazione per premiare delle ragazze che si sono distinte in questi anni e che hanno portato in alto l'onore della Toscana in Italia e nel mondo. È bello sapere che lo sport è inclusione, è bello sapere che attraverso lo sport ognuno può rendersi protagonista e cercare anche di dare risposte a quelle difficoltà che a volte possono abbatterti e che invece grazie allo sport riescono a diventare opportunità. È bello e entusiasmante che per il quarto anno consecutivo eh, la squadra femminile di Sitting Volley di Pisa ha vinto il campionato italiano. È bello e significativo anche i risultati che hanno avuto a livello internazionale e che l'hanno portata al sesto posto alle Olimpiadi, alle Paraolimpiadi di, di Tokyo. E allora il messaggio che oggi vogliamo mandare ai cittadini, toscane, ai cittadini toscani è crederci, crederci sempre e sapere che attraverso lo sport si può guardare con speranza e ottimismo al futuro. Oggi noi abbiamo 300 atleti iscritti eh, e abbiamo quindi atleti iscritti nelle squadre giovanili e poi serie regionali eh, abbiamo anche una squadra in collaborazione nazionale di serie B maschile e poi abbiamo la realtà del City in Volley che conta due squadre, la squadra maschile e la squadra femminile e con atleti che sono sempre in aumento. Il fatto di riuscire a comparire insomma, in, in televisione e il fatto di avere avuto queste ragazze alle Paralimpiadi ci ha, con, ci ha dato una certa visibilità anche nel territorio, quindi ci stanno contattando diversi... Futuri papabili atleti che vogliono venire a giocare con noi. Eh, City Involley è uno sport che si deve far conoscere eh, ed essere arrivati a livello regionale con questi risultati. Noi, come squadra, abbiamo vinto quattro scudetti nazionali, cioè di fatto, da quando c'è il campionato, ne abbiamo sempre vinto. Abbiamo vinto due coppe, eh, abbiamo appunto tante atlete nella nazionale. Quindi, essere qua io penso anche per la Toscana sia molto importante. La City Volley, la pallavolo da seduti, è una disciplina paralimpica gestita dall'area squadre nazionali della Federazione Italiana Pallavolo. La particolarità di questo sport consiste nel fatto che disabili e normodotati giocano insieme, semplicemente tutti seduti a terra, su un campo più piccolo e con la rete più bassa, senza l'utilizzo di alcun ausilio. La squadra pisana è campione d'Italia 2020-2021 e si è confermata al primo posto per il quarto campionato consecutivo. Ulteriore conferma è arrivata con la vittoria della Coppa Italia Femminile nello scorso novembre. Oltre a tutti questi risultati, a livello italiano, ben cinque ragazze del Dream Volley fanno parte della nazionale italiana, che in soli quattro anni è passata da un settimo posto agli europei del 2017 al sesto posto alle Paralimpiadi di Tokyo, conquistando anche un quarto posto ai Campionati Mondiali 2018 e due argenti ai Campionati europei del 2019-2021, questi ultimi giocati lo scorso ottobre in Turchia. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale si aggiorna con voi alla prossima settimana.